Ho ascoltato il brillante ricordo della figura di mio padre come rappresentante attivo delle istituzioni forensi, come avvocato. E nel tempo, durante gli anni, le parole, anche oggi, che più ho ascoltato, indirizzate a mio padre, sono state: tuo padre è una persona per bene. Toccava sempre posizioni di equilibrio, si vedeva estremo difensore dell'avvocatura, ma mai chiuso nei confronti della magistratura. Poi mi ha colpito sempre l'approccio umano, della signorilità, la sensibilità e il rigore. Poi me lo sono trovato come sindaco, molto aperto alle dinamiche sociali, che credo sia la cosa più bella di un giurista. Certe volte si pensa che il giurista sia qualcuno astratto, che si chiude in una biblioteca, in un luogo così straordinario come questo, la Biblioteca De Massimo. Invece era sempre attento e sempre attento agli ultimi. Flavio Zanchini, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli dopo oltre 40 anni di professione, diresse con passione per oltre un decennio la storica Biblioteca De Marsico a Castel Capuano, salvaguardando la sacralità di un patrimonio unico. Scomparso un anno fa, dopo una vita dedicata alle istituzioni e dai molti incarichi per i quali non si è mai risparmiato, ha lasciato un esempio di un ricordo che oggi è rivissuto nelle parole e sui volti dei molti colleghi che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione della nuova sala di lettura della biblioteca, che da oggi porta il suo nome. Noi dobbiamo tanto al compianto Flavio Zanchini, che oggi ricordiamo appunto nell'intitolazione della sala lettura della sua biblioteca di cui è stato tanto tempo presidente delegato e che a cui è dato tanto, soprattutto nella catalogazione e nella conservazione di tanti testi che sono qui in questa biblioteca. Ricordiamo che in questa biblioteca ci sono testi anche del 500 e del 400, quindi un patrimonio artistico veramente invidiabile, anzi ci viene invidiato da tutta Europa. Questa è una struttura storica, la Biblioteca De Marsico, la sala lettura in ricordo di un grande avvocato come Flavio Zanchini. Poi c'è l'obiettivo su cui noi spingiamo col governo di attuare quel progetto sulla ripresa totale di Castel Capuano. Questo è un centro che deve vivere, su cui noi puntiamo molto e sappiamo che il mondo della magistratura e dell'avvocatura è molto sensibile. Adesso la mano forte deve venire dal governo nazionale e anche dal governo regionale per quanto riguarda i fondi. Ricorderete che fu fatto un accordo molto importante, un protocollo, quindi speriamo che ognuno mantenga i propri impegni presi. Prima della cerimonia, il presidente dell'ente biblioteca di Castel Capuano, Roberto Fiore, ha consegnato al sindaco di Napoli un quadro con pergamena in ricordo di suo nonno Luigi, già componente del consiglio di amministrazione della biblioteca. No, questa è una sorpresa che mi riempie di emozioni e di ricordi, perché effettivamente mio nonno Luigi, che fu magistrato e anche pubblico ministero, è stato per alcuni anni come rappresentante della Procura Generale presso il comitato, il consiglio direttivo della biblioteca. La cosa curiosa è che lo è stato negli anni in cui non c'era ancora la Repubblica e quindi era come sostituto procuratore generale del Re, e poi lo è stato anche negli anni immediatamente successivi la Costituzione Repubblicana come sostituto procuratore generale della Repubblica. Per me, come dire, è una grande emozione, devo dire un grande gesto di sensibilità che il Presidente Fiore, tutto il Consiglio, gli avvocati hanno voluto fare, che non smetterò mai di ringraziarli, perché è un atto che ho apprezzato molto.